Caldo, io mi sono veramente commossa e emozionata. Il video è splendidamente realizzato, i ragazzi sono fantastici. Il messaggio è forte ed evidente. È una delle giornate più belle della mia carriera qui al Manzoni. Sono molto contenta. Saremo tutti incollati al canale YouTube stasera alle 21 per sostenere questo progetto veramente interessante. Io ringrazio Roberto Ricciardi, BCC, il giudice Massimo Santella Monaca e tutta la produzione per aver consentito ai ragazzi del Manzoni, a noi tutti, di vivere questa esperienza interessante, formativa. Davvero è difficile che io sia così in difficoltà, sono veramente emozionata e commossa, veramente splendido, un'esperienza di grande valenza educativa, di grande valenza culturale, in cui ovviamente io devo ringraziare la questura, il comune, la protezione civile per aver consentito poi velocissimamente in tempi di scuola queste riprese, e ringrazio la produzione e tutti i docenti e la professoressa Marilina Pugliese, referente dell'intero asse progettuale, che ha retto il compito organizzativo senza minimamente ledere la quotidianità della vita della scuola, che è una cosa fondamentale e che diciamo non è stata minimamente messa a repentaglio, quindi veramente tutto perfetto. Emozionante e veramente stupenda, perché la preside mi ha dato l'opportunità di verificare sul campo com'è bella la scuola del fare. I ragazzi hanno avuto questa opportunità di imparare facendo e hanno arricchito la loro formazione con questa esperienza meravigliosa, esperienza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista personale, perché si sono integrati, erano ragazzi che non si conoscevano, perché di classi diverse, in una scuola di 2000 alunni non è facile conoscersi tutti, e invece si sono integrati, hanno fatto amicizia, hanno collaborato e lavorato in sinergia come se fossero stati amici da sempre. E poi il discorso dell'integrazione, dell'inclusione, era un tema particolarmente caro alla preside, al nostro istituto, che veramente doveva essere realizzato nel miglior modo possibile. È stata un'esperienza quasi magica, perché come dicevo poc'anzi nell'intervento prima pre-proiezione, abbiamo riscontrato nei ragazzi dell'Istituto Manzoni un'empatia, un approccio, un rispetto che non è comune, mai scontato nei ragazzi della loro età. È stato un percorso impegnativo ma soddisfacente, che ha lasciato un segno nel mio cuore, anche perché diciamo che questi ragazzi sono entrati in empatia con i personaggi, sia come attori e tecnici nel set, quando sono stati diciamo intensi i giorni delle riprese, ma sono riusciti a porre il focus su alcune riflessioni con la loro interpretazione in messaggi di speranza positivi, oltre ai valori della legalità, diciamo intesi come anticriminalità, ma proprio dei messaggi di resilienza, di speranza e di coraggio.